amici pre-sportivi, mi presento. Sono Super Berta del Piemonte. Allora, qui siamo venuti a fare oggi due video. Uno di presentazione mia, una presentazione, non è che in due minuti posso dirti tutto, magari. E uno per trarre degli spunti per idee sullo sviluppo della montagna. L'ambiente è quello di Entracque, poligono e piste di innevamento artificiale. Qualità della montagna, quindi uno degli argomenti che andremo a toccare. Chi sono io? Ma io sono un geologo, ma nella vita ho sempre avuto questo dualismo tra attività professionale del geologo e attività sportiva. È una passione che sono sempre riuscito a portare avanti della vita e a volte si sono incrociate. Infatti ho fatto un po' di anni di professionismo nello sport nell'esercito a Roma e quindi ero più in campo sportivo, adesso sono più in campo professionale geologico. Ma è arrivata la crisi, periodo di cambiamenti, sapersi mettere in campo, e a quel punto è ritornata in mente, visto che tanto per lavorare gratis, che tanta gente non ti paga, allora faccio quello che mi piace. E ho portato avanti 2 anni fa questo progetto sportivo con qui tanto per gioco, con i ragazzini dello Sci Club Alpi Marittime d'estate, e abbiamo iniziato a fare triathlon. Il gruppetto all'inizio era 10-12 ragazzi il primo anno, ma l'anno scorso abbiamo avuto un raddoppio delle quote, quindi il 100% di più. Siamo arrivati a 24-25 ragazzini che facevano triathlon in un ambiente piccolo come quello della montagna. Vuol dire che venivano tutti da Berta a fare allenamento. E questo mi ha dato molta felicità, perché attorno a te si crea un clima di amore, di amicizia, perché la gente vede la passione che ci metti, vede queste idee di volontariato. Il ritorno non è economico, ma è questo ritorno di valori che dobbiamo impartire noi stessi con la nostra qualità. Con la nostra qualità, seconda volta tocco questa parola, nella montagna. Quindi dualismo sportivo, nato a Savona, università a Genova, 4 anni a Roma, e 2 anni in Valle d'Aosta e 10 anni adesso sono qui a Cuneo. Ma lo sport bisogna fare qualità in montagna. Terza volta che dico questa parola, qualità, perché la qualità è quella che conta. Non possiamo fare il parmesan, dobbiamo fare il castelmagno, non possiamo fare il tavernello, dobbiamo fare un barolo fatto bene. È lì che possiamo far sopravvivere la montagna, la qualità dello sport, con persone tecniche e preparate, con persone tecniche preparate. Ancora il legno, qualità del legno, il pellet, associazione fondiaria, e innevamento artificiale, energia elettrica e sorgenti d'acqua. Queste due, energia elettrica e sorgenti d'acqua, due note dolenti, e poi vi racconterò il perché. Quindi stiamo puntando a questo e i risultati sono visti, perché la prima volta che una società è riuscita a vincere il trofeo Topolino l'anno scorso proprio qui a Entracque, l'abbiamo vinto noi, mi ci metto dentro anche io, anche se d'inverno non seguo l'attività dello sci di fondo, ma proseguo la formazione culturale sportiva con un coaching all'avanguardia. Mi sono dato anche un autolode con un coach all'avanguardia, ma le mie lezioni le potete seguire bene sul canale mio di YouTube. Presentazione mia, due note dolenti qua da Entracque. L'acqua, da qui partono le sorgenti che vanno a tutto il Piemonte, quindi dici un sacco di soldi ci saranno in Entracque. Allora sono parlato con un dirigente dell'acquedotto, gli ho detto: ma qui non lasciate mai niente. E il dirigente mi ha detto: se dovessimo lasciare i soldi a tutti quelli che hanno le sorgenti, per carità, va bene. Quindi, come al solito, si prende tutto dalle montagne. E energia elettrica, abbiamo la centrale idroelettrica più grande d'Italia,
di giorno sì, l'acqua va in discesa, girano le turbine, si produce corrente nel picco di richiesta, questo è importante la centrale idroelettrica, nel picco di richiesta si produce corrente. Poi quando non c'è più richiesta la centrale elettrica va in stand by e funzionano quelle a carbone. Di notte compriamo qua dietro, il confine dietro quella mia montagna qua dietro, di notte compriamo la corrente dalla Francia e... Seguitemi che cambio un po' l'inquadratura così tanto da cambiare un po', da cambiare un po' la prospettiva. Di notte compriamo la corrente elettrica nucleare da dietro il confine, da qua dietro, e ripompiamo l'acqua in salita. Ripompiamo l'acqua in salita. Quindi... auto, dove è finito? Lì mortengoli su, vabbè, ripompiamo l'acqua in salita e va bene. Quindi non so cosa è successo alla mia telecamera, ma continuiamo dicendo che abbiamo la corrente elettrica, ma è una fregatura perché qui da entrare quella corrente elettrica, vi racconto questa storia, l'ICI la pagano tutti, giusto? Pure la chiesa paga l'ICI. E invece in Traco è successa una cosa particolare, perché l'Enel, tutte le strutture Enel, siccome producono corrente, perché devono pagare l'ICI? E quindi l'Enel non paga più un euro di ICI al comune. E vabbè, pazienza, vedo che sia, non la paga, tanto l'Enel è dello Stato. Ma la beffa è che Piemonte, che il piccolo comune di Entraque al terzo grado di giudizio deve restituire indietro tutti i soldi, deve restituire indietro tutti i soldi all'Enel. E quindi, signori, chiudiamo il comune, dovremmo fare come hanno fatto a Roma, decreto salva Roma, il sindaco ha detto facciamo fallire Roma, dovremmo fare così, faremo fare fallire questo piccolo comune idea superberta questa sera illuminato. Adesso mi arriva un fulmine dalla testa, facciamo fallire questo comune, chiudiamolo tutto, tanto anche l'anno scorso, signori, gli sportivi, i miei atleti me li ha portati via una società di Cuneo, quindi facciamo fallire tutto, chiudiamo e via. Ma seguitemi al prossimo video, invece vi dirò invece al prossimo video altre cose sulla montagna.